Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già capito dal titolo, volevo fare una sorta di mini tutorial sulla conversione delle parole dal linguaggio, dal gergo di YouTube all'italiano. Questa idea in realtà non è mia, non ho il merito. Bisogna dare appunto il merito a un amico, Salvatore, detto anche l'arabo, che ironicamente, credo probabilmente, anche se non capisco mai quando scherzo quando no, però vabbè, mi ha suggerito appunto di fare un video del genere per cercare di capire cosa vogliono dire determinate parole che nel gergo appunto di YouTube, per chi conosce YouTube, sono all'ordine del giorno, mentre per chi giustamente si approccia, non riesce a capire subito. Io vorrei partire innanzitutto con la differenza fra blog e canale YouTube. Spesso e volentieri mi capita che la gente, inconsciamente, ingenuamente, non conoscendo, mi dica: "Ah, come sta andando il tuo blog?" Oppure: "Ah, ho visto l'ultimo tuo video sul blog." Anche io tipo dico sì, no, va bene, sì, no, ok, però in realtà sono due cose completamente diverse, cioè non è che ce n'è una migliore e una peggiore, ma sono semplicemente due cose diverse. È come se voi andate da un regista e gli dite: "Oh sì, ho visto il tuo ultimo libro in libreria", oppure se andate da uno scrittore e gli dite: "Ah sì, ho visto il tuo ultimo film al cinema." Sono due cose completamente diverse, cioè hanno, possiamo dire, uno scopo simile, ma sono due cose completamente diverse. Iniziamo subito in maniera scientifica andando a spiegare che cos'è un blog. Il blog è la congiunzione di due paroline, ovvero web e log, che ovviamente gli americani tendono a... E quindi da web blog nasce il blog. Web ovviamente vuol dire ragnatela e l'internet, lo sappiamo tutti cos'è il web. E log è una parolina che a livello di linguaggio informatico sta ad indicare una cronologia di eventi. Quindi il web log, quindi il blog, è questa cronologia di eventi messa appunto in rete. A me piace chiamarlo diario di bordo. Quindi praticamente chi ha un blog ha una sorta di piattaforma che può essere, per fare un esempio, similaris per esempio ad una pagina Facebook, scrive il suo post, mette le foto e poi lo pubblica. E questo post appunto può essere visto da tutto il mondo, soltanto da una determinata cerchia di persone, quello che è. E la gente può interagire, quindi può commentare, può chiedere. Mentre il canale YouTube prevede il creare dei video da caricare appunto sulla piattaforma, che in questo caso è YouTube. Per cui sono due modalità espressive completamente diverse, nel senso lì devi scrivere, mentre su YouTube appunto fai video esattamente come sto facendo io in questo momento. Quindi sono due modi di esprimersi, esprimere la propria creatività, ma in maniera totalmente diversa. Uno è scritto e l'altro è forma di video. Quindi sono appunto due cose diverse. Credo che molta della confusione nasca da un'altra parolina che andiamo subito ad analizzare, ovvero la parola blog. Perché appunto vlog è similissima alla parola blog, ma in realtà anche qui sono due cose completamente diverse, nel senso che il blog abbiamo appena spiegato cos'è, quindi un diario scritto di quello che si vuole, cioè ognuno fa i suoi post, li pubblica, eccetera. Il vlog invece è il video blog, quindi è un diario di bordo delle proprie attività fatto però sotto forma di video. Quindi forse tante volte la confusione nasce da questa somiglianza fra le due parole. Però sappiate appunto che blog è una pagina in cui si scrive, un canale YouTube e quindi anche il vlog, che è un genere di video che si fa su YouTube, è un'altra cosa. Cioè si fanno video, sono due cose completamente diverse. Chiarito questo concetto, vorrei subito andare al focus di questo video e quindi andare a spiegare quali sono quelle paroline che tante volte destano un attimino di curiosità o di mancata comprensione da parte di chi appunto non è proprio dentro questo mondo. Innanzitutto challenge, un sacco di volte avrete visto sicuramente video challenge, video challenge, video challenge, video challenge, senza capire di che cavolo stiamo parlando. Ovviamente anche qui ci vengono questi termini da oltreoceano, ci vengono dall'America. Challenge molto semplicemente vuol dire sfida, cioè, e sono praticamente delle sfide che chi appunto fa video fa magari con un amico. Io stesso ho fatto diverse challenge sul mio canale, challenges perché è plurale, sul mio canale con una mia cara amica Federica. E
Consiste praticamente nel giocare insieme a questi amici, a questi conoscenti. E possono essere di diversi tipi. Cioè, io, per esempio, sul mio canale ho girato la pizza challenge, la whisper challenge, la what did we say challenge. Cioè, ognuno fa un gioco a caso, ci si sfida ed è divertente. Cioè, tutto sommato, è semplicemente un format divertente. E io lo faccio appunto perché mi diverte e sono una a cui piace vedere tanto le challenge negli altri canali YouTube. Oltre a questo, c'è un'altra parolina per la quale io vorrei spendere qualche riflessione, che è la parola haul. Tante volte la gente mi chiama: che vuol dire, che cos'è la haul? E io stessa all'inizio non sapevo bene, quando guardavo i video e leggevo Summer Haul, Halloween Haul per dire, non capivo bene. Poi ho iniziato a comprendere. Haul, andando sempre in maniera scientifica, come traduzione a bottino, cioè sì, bottino, come dire, un qualcosa che appunto si è guadagnato, diciamo così. E la haul non è altro che un video haul, non è altro che un mostrare al proprio pubblico tutto ciò che si è comprato. Ovviamente può essere a tema, per esempio a tema stagionale, ed essendo sempre che è un termine americano, avremo quindi la summer haul, la winter haul, la fall haul, oppure la Spring Haul, da non confondere con lo Spring Roll, che chi un'altra cosa. Insomma, può essere appunto a tema stagionale, può essere a tema festività, per cui Christmas Haul, Halloween Haul, Easter Haul, quello che vi pare, oppure anche brandizzata, per cui, che ne so, Gucci Haul, Valentino Haul, ASOS Haul, quel che vi pare. Comunque non è altro che un video che vi mostra tutto ciò che si è comprato o vi è stato regalato o quello che è, insomma. Quindi questa è la parolina haul. Infine, la parola mia preferita di quest'anno, da quando li ho scoperti, è la parola mukbang. Io ho scoperto appunto questa parola vedendo diversi YouTubers. In particolar modo, io l'ho scoperta in realtà filtrata dai nostri amici americani, perché in realtà la parola mukbang, che poi non si pronuncia mukbang, non so se si pronuncia mukbang, non ne ho idea, io dico mukbang, l'ho vista appunto per la prima volta filtrata dai nostri amichetti americani, ma in realtà è un format che nasce in Corea. Io ho provato, anche grazie a qualche amico che mi ha inviato dei video realmente professional di mukbang fatti da coreani, ma sono inguardabili, cioè nel senso, sono veramente inguardabili perché intanto questa tipologia di video, partiamo dall'inizio, presuppone che la persona che voi vedete, quindi io in questo caso, mangi della roba. In realtà il vero e proprio mukbang dovrebbe essere la persona che autosfida se stessa, diciamo così, a mangiare un quantitativo di roba incredibile. Però, man mano che il format è andato avanti, che quindi è anche stato filtrato dagli americani, adesso sta arrivando anche in Italia, in realtà non ci sono più queste stragrandi quantità. Io stessa mangio quello a maniera abbondante, ma quello che riesco a mangiare, cioè senza strafogarmi, senza esplodere, senza sprecare del cibo. E quelli coreani, vi dicevo, non riesco a guardarli perché spesso e volentieri sono molto numerosi e molto fastidiosi, cioè vedere mangiare qualcuno non è sempre bello. Invece quelli americani sono un po' più tranquilli, un po' più pagati, poi è ovvio, dipende da persona a persona, però diciamo che il filtraggio che c'è stato grazie appunto ai ragazzi YouTubers americani è secondo me una versione un po', magari sto dicendo un'eresia per chi è amante del genere, però personalmente preferisco gli americani o quantomeno determinate persone che vedo io, che seguo io. E questa quindi è la parola mukbang, cioè il mukbang è mangiare di fronte alla telecamera, magari raccontando degli aneddoti, raccontando delle storie o rispondendo alle domande che vi fanno su Instagram, se fate dei sondaggi su Instagram, insomma, mangiare, il focus della questione è mangiare. Assieme al mukbang sta spopolando, diciamo, in concomitanza, proprio sono tipo due binari che corrono in maniera parallela, la parola ASMR, cioè ASMR, cioè una tipologia di video che io al momento non faccio e probabilmente non farò mai perché trovo rivoltante, oltre che stupida, scusate per gli amanti nuovamente dell'ASMR, ma letteralmente questa parola significa Autonomous Sensory Meridian Response, che vuol dire, che vuol dire sta cosa? Risposta autonoma del mediano sensoriale. Tutto sto burdello per dire che cosa? Cioè, questa tipologia di video si concentra sui rumori, o meglio su qualunque tipologia di suono, per cui il classico oppure
Parla sottovoce ed è una cosa che sta spopolando un sacco. In America molte star guardano video ASMR per addormentarsi. La cosa li rilassa. Io la trovo di una stupidità incredibile. Non ci posso fare niente. A me sentire rumori o gente che parla sottovoce in questo modo mi dà fastidio. E quindi non so come possa fare a piacere, però è una tipologia di video che piace tanto e che sta spopolando e che si collega, appunto, dicevo prima, al mukbang, perché c'è chi fa anche mukbang ASMR, per cui vi lascio immaginare se già il mukbang fatto in determinati modi può sembrare anche disgustoso perché c'è gente che... Figuratevi, mukbang in quel modo, più ASMR, per cui soltanto... forchette, cose... Uno schifo. Io personalmente non amo questa tipologia di video, però sta spopolando, per cui quando vedrete questa scritta ASMR davanti a, cioè sul titolo di un video, sapete che si tratta di questa tipologia di video in cui si sentono rumori di ogni genere, ok? Suoni, rumori di ogni genere, che non è la musichetta che ti mettono al salone di bellezza quando ti fanno il messaggino, c'è cioè l'arpa e gli uccellini, le foglie che volano. No, è proprio rumore di qualunque cosa, cioè, capito? Che è una cosa fastidiosissima. Cioè, io personalmente la trovo fastidiosissima, però comprendo bene che ci possano essere degli amanti del genere. Per esempio, io amo i mukbang. Molti dei miei amici odiano vedere mukbang, cioè la trovano una cosa stupida da vedere. E io amo il genere, per cui capisco bene che ci possa essere gente a cui piace. Comunque sì, ragazzi, per oggi è tutto. Direi che ho spiegato diverse parole che spesso destano un po' di confusione. Spero di essere stata chiara. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia divertito. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram, giulia.d.bernardo.